Carissimi rieccoci siamo a fine giugno Allora questo è il nostro attrezzo di occasione Quindi è un soffiatore a spalla Stiamo raccogliendo i melari Allora la stagione è andata bene non ci possiamo lamentare Siamo adesso come adesso siamo sui 30-35 kg di media per ogni alveare in produzione Quindi è andata bene ha una decina di kg in più rispetto all'anno scorso e poi vediamo un po' andando avanti. Allora. Ehm, allora noi li abbiamo portati tutto quanto su uno o due melari. Praticamente quando riempiono il melario che hanno sul nido, noi che facciamo? Quasi, pie, proprio pieno si può dire. Andiamo a mettere il melario sotto e questo qua pieno lo mettiamo su e poi dopo passiamo dopo qualche giorno contestualmente e ce li raccogliamo. Qua ce ne sono 7-8 da raccogliere, quindi siamo venuti a raccogliere questi melari. E allora, una cosa molto importante, le bilance, noi ci siamo clienti della 3B, molti di voi, alcuni di voi già la conoscono, so che avete comprato anche delle bilance, insomma, alcuni di voi che siamo in contatto mi hanno detto che hanno comprato delle bilance, le bilance sono molto utili, sono molto utili, poi man mano nel tempo si impara a capire bene come leggere, però viene abbastanza intuitivo, i parametri importanti sono la temperatura. Che ha a che fare più che altro col blocco di covate, con la via della deposizione dopo l'inverno e il peso, il peso diciamo che è molto importante, noi che abbiamo visto con la bilancia, che poi ne basta una, due in un apiario e, e la, la, la zona è quella, gli andamenti sono quelli non è che ogni, ogni casetta deve avere una bilancia, basta avere una bilancia su un alveare e poi già si capisce un po' qual è l'andamento se c'è raccolto, se c'è un raccolto lento, se è fermo noi grazie alla bilancia abbiamo capito una cosa semplice, che dopo il raccolto esplosivo che c'è stato della caccia c'è stato un blocco di una decina di giorni fino a metà luglio. Praticamente mh, sono, è una settimana circa che le api sono ripartite. Stanno raccogliendo il mezzo chilo al giorno, la media di mezzo chilo al giorno, qualche famiglia 300-400 grammi, qualche altra famiglia 500, 600-700 grammi, quelle più forti un chilo poi magari se la giornata è un po' uggiosa, ne raccolgono un po', comunque stanno raccogliendo, stanno raccogliendo lentamente, stanno raccogliendo il rovo, c'è qualche castagno isolato, qualche tiglio isolato, il trifoglino, insomma questi mieli di fine giugno, insomma fine giugno che poi ci accompagneranno ancora per qualche giorno, e noi stanno raccogliendo, noi con la bilancia insomma riusciamo a vedere queste cose qua, e quindi è molto importante insomma, utilizzare delle bilance poi nel tempo uno se ne rende conto tra l'altro la Trebi sta facendo anche un'offerta credo sia ancora in corso, l'affittano praticamente, non è che tu la devi pagare subito tutta, sono 4-500 euro, la paghi a rate, 4-5 rate, la provi, ti piace, 80-90 euro all'anno e te la compri. È un aggeggio che, sei, che, che lavora bene, insomma, e che ci è molto utile per capire quando andare a portare il melario, quando è il tempo che stanno asciugando il miele per prendere i melari. Insomma, quindi consigliamo in questo video anche di comprare una bilancia della 3B, potete mettervi in contatto con Fabrizio che l'ha detto a queste situazioni qua, magari in descrizione mettiamo qualche riferimento. E questo è quando. Poi che stiamo facendo ancora? Stiamo facendo qualche nucleo? Ringraziamo Michele e sua figlia che volevano essere ringraziati pubblicamente, lo facciamo con piacere, sono di Tito in Basilicata, sono venuto a prendere una decina di sciami ieri, di nuclei e quindi li ringraziamo pubblicamente. Gli auguriamo in bocca al lupo che questi sciami possano riuscire a produrgli anche un po' di miele, anche quest'anno, perché no? E noi quindi stiamo facendo dei nuclei stiamo sostituendo delle regine noi ci segniamo le famiglie che sono delle famiglie ad esempio che sono molto che hanno una buona performance ad esempio questa qui è una famiglia che è svernata molto bene e alla quale abbiamo già tolto due melari questo qui è il terzo melari noi ci disegniamo quindi ci segniamo le famiglie che vanno bene e allo stesso tempo ci segniamo anche le famiglie che non vanno bene, o qualche regina vecchia, o qualche problema di virosi, o qualche altro problema, insomma, ehm, le fecondazioni non, non ben riuscite, noi ce le segniamo e le sostituiamo. Quindi l'altro lavoro che si fa in questo periodo qua è quello di sostituire le regine. Quindi raccogliamo i melari sostituiamo le regine, facciamo qualche nucleo, vendiamo qualche nucleo, smieriamo, invasettiamo, insomma si continua a lavorare e speriamo di lavorare ancora per un po' di tempo. Noi abbiamo previsto quest'anno di chiudere prima la stagione, insomma noi di solito arriviamo fino a fine agosto, ma vediamo un po' come va, dovrebbe anche piovere, se non piove si ferma un po' ad agosto. Comunque siamo contenti, abbiamo già raccolto più del miele dell'anno scorso, quindi siamo contenti, potremmo anche finire la stagione a fine luglio. Arriva fine luglio, inizia agosto, ci raccogliamo tutti i melari e partiamo con i trattamenti e siamo a posto. Va bene, questa è stata una buona chiacchierata, qui noi dobbiamo soffiare questi 7-8 melari, poi andiamo dall'altra parte a prenderne altri, si riesce a lavorare bene anche per le 7, le 8 la sera, insomma, quindi si può fare anche più freschi e tutto. Allora un caro saluto a tutti voi, al prossimo video, ciao!